Benvenuti gli amici di Asobo Game Love per un nuovo video. Finalmente ritorno alla mia telecamera che President Shir aveva sequestrato e posso parlarvi di un oggetto particolare che sarà un vostro compagno di giochi qualora doveste acquistarlo per molto tempo sullo smartphone. Sto parlando dell'Ipega Controller, non mi ricordo il modello ma lo metterò nel titolo, quindi vai con la descrizione di questo oggetto sostanzialmente. Ho ricostruito per voi la scatola così come è arrivata a me e devo ammettere che sono rimasto piacevolmente impressionato, perché nonostante sia fatta di plasticaccia, ovviamente non è che mi aspettassi sta grande cosa, però a vederla è abbastanza graziosa e mette ben in risalto le qualità, diciamo, estetiche di questo controller, che è palesemente e dichiaratamente anche copiato da quello dell'Xbox One. Il modello precedente a questo era a sua volta copiato paro paro dal controller dell'Xbox 360, ma a noi frega poco, ci basta che funzioni. Si connette tramite Bluetooth, permette la connessione con vari tipi di dispositivi, fra cui, dice lui, iPhone, iPad, vari tipi di Samsung, quindi diciamo tutti i cellulari Android per fare prima, Android TV box, Android TV senza box, non conosco la differenza francamente, e persino PC Windows. Ecco, ho avuto dei feedback di alcune persone che l'hanno acquistato che dicono che su PC non funziona un granché. Dopo lo proveremo e vediamo se è vero che non funziona. Per quanto riguarda la scatola, quindi, un primo punto diciamo a favore. Se andiamo a vedere all'interno cosa contiene, c'è un libretto di istruzioni con lingue cinese, che spero sia corretto grammaticamente, ma non ci metterei la mano sul fuoco, visto che quello in inglese è tradotto, diciamo, neanche troppo male, però secondo me palesemente con Google Translate. Ok, fa niente. Abbiamo quindi tutte le nostre belle istruzioni per fare quello che dobbiamo fare, cioè installare e utilizzare questo magico controller. Abbiamo i link da cui scaricare l'applicazione per farlo funzionare e poi a tanta altra, il modo per connetterlo al computer, giustamente, perché sennò come cacchio fa uno. Mi sorprende il fatto che non ci siano le istruzioni per connetterlo all'iPhone. Il controller si presenta, diciamo, ben costruito, abbastanza solido, e l'unica cosa che un po' non mi piace sono i pulsanti posteriori, che sebbene non ballino, e questa è già una grande cosa, sono secondo me un po' leggerini e fanno questo clicchettino tipico dei controller, diciamo, economici. Ma dopo tutto questo controller è abbastanza economico, intorno ai 25 euro, è forse uno dei più economici che potrete trovare di questa tipologia qui, quindi quella comoda, quella un po' grandina, che non ci dovete giocare con le unghie dei pollici. Tutto il resto funziona alla grande, ci sono questi pulsanti che possono essere premuti, gli analogici non sono affatto male, devo dire che sono molto 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 reattivi, molto comodi. Anche questo, diciamo, questa croce direzionale è molto clicchettosa, e questi pulsanti invece non sono neanche questi niente male, devo dire che sono rimasto soddisfatto. Unica cosa, il mio modello fa questo, non so se lo fanno tutti. C'è un pezzo dentro che balla. Adesso ho anche smesso, meglio. Adesso veniamo alla feature più interessante di questo controller, una feature che neanche i controller, diciamo, premium molto spesso hanno, ovvero questa. Lo stand telescopico. Quando è chiuso non si vede, e questo è decisamente interessante perché lo puoi usare su PC senza avere questo accrocco. Nel momento in cui invece lo vuoi, voilà, utilizzare, lo alzi su, che detto così pare anche un po' brutto, e ci incastri dentro il tuo telefono. Io qui ho preso due telefoni dimostrativi che avevo in casa per far vedere le due dimensioni, diciamo, limite estreme che questo controller riesce a supportare. Da una parte abbiamo un iPhone 4 che ha una dimensione dello schermo di 3,5 pollici, se non vado errato,
E quindi è anche abbastanza piccolo rispetto ai telefoni di adesso. Mi pare che neanche il più piccolo, cioè lo Sony Z3C, sia così piccolo. Vabbè, insomma. E come vedete, ovviamente ci sta. Quello che non mi aspettavo quando vedevo i video e quando cercavo di capire se acquistare o no questo oggetto è che effettivamente è molto solido, tiene bene il telefono e non cade, e quindi potete giocare tranquillamente senza aver timore. Questo col telefono piccolo. Andiamo a vedere con il telefono, è anche molto carino da vedere, sembra una Nvidia Shield. Andiamo a vedere invece col telefono grande, il Note 4, come si comporta. Lo mettiamo. E anche con il Note 4 vedete che riesce a dare anche un'impressione ancora migliore rispetto a prima. Uno schermo gigantesco, proprio gargantuesco, sarei dire, per dire un termine molto desueto. Anche desueto è un termine desueto, ma non importa. E anche il Note 4, nonostante il suo importante peso, ci sta e sta tranquillo. Quello che io temo è che un giorno questo cardinino qui si autoesploderà a causa del peso del Note 4, ma non si può mai dire mai, non si può mai dire mai, non si può dire mai. Comunque, vi mostro che alla sua massima estensione con il Note 4 è possibile tirarlo ancora per almeno mezzo centimetro, e quindi anche un telefono più grande, esattamente come specificato dalla scatola e dal manuale di istruzioni, ci sta. Fino a 6 pollici, dice lui, ma secondo me pure 6 pollici più cover, perché anche con la cover ci starebbe tranquillamente, si riesce ad utilizzare questo controller. Andando più a fondo nella scatola, molto molto più a fondo, levando anche questo tappettino, abbiamo un cavo USB, anche questo inaspettatamente di buona fattura, che può essere utilizzato per ricaricare il nostro controller. Non so che dirvi, abbiamo visto che la qualità costruttiva è diciamo non proporzionata col prezzo, ma è leggermente superiore, è buona, è una buona qualità costruttiva. Vediamo adesso come funziona e se funziona. Funziona. Il controller Ipega ha delle modalità differenti per poterlo utilizzare insieme con le applicazioni del nostro cellulare Android. Sostanzialmente può essere utilizzato in due modi differenti. Il primo è quello, diciamo, basilare, che ci permetterà, una volta acceso il nostro Bluetooth e acceso il nostro controller, di utilizzarlo connessione al dispositivo in corso, connesso al dispositivo di inserimento, di utilizzarlo come un control remote a distanza del nostro device. Potete muovervi liberamente tra le icone del telefono utilizzando i tasti direzionali, ad esempio, oppure potete far partire un gioco. Sarà difficilissimo perché ok. Potete far partire un gioco, no, non intendevo far partire questi. Indietro. Per esempio, Asphalt 8. Perché no? Facciamoci una corsa. Aspettiamo il tempo di caricamento e vedete che adesso, appena si aprirà la schermata di gioco, subito il gioco stesso rileverà che stiamo usando un controller esterno e ci dirà quali sono i comandi da utilizzare. Noi diciamo che va bene. Questo quindi è un utilizzo che potete fare. In questo caso ho utilizzato Asphalt 8, ma sono numerosissimi i giochi che permettono di sfruttare l'Ipega controller come un controller. E sto parlando appunto di giochi per Android. Non fate caso a occasionali micro lag, perché siccome sto anche registrando lo schermo utilizzando il controller tutto quanto insieme, giustamente il telefono non ce la fa. Aiuto! Ho fatto una stronzata, ho fatto partire la nitro. Vabbè, tanto che questa non è una partita per giocare, insomma, è una partita che serve per rompere i coglioni. Utilizzare questo controller al posto del solito giroscopio permette un livello di precisione molto maggiore, che raggiunge quello su console, e quindi consente appunto di giocare a questo tipo di videogame con più comodità, più precisione ed in modo, tra virgolette, più professionale, più premium. Ed è un'esperienza veramente che consiglio, perché si godono molto di più queste piccole perle da cellulare, da smartphone. Ok. Da questo capiamo che è meglio proseguire con la nostra
con la nostra recensione. Se io invece volessi utilizzare il mio controller con un emulatore, qual è il problema? Il problema è che l'emulatore non è riconosciuto dal controller come un'applicazione di... Ce la puoi fare? Come un'applicazione di Android. In realtà è l'applicazione emulatore che non riconosce il controller come un gamepad, ma ha bisogno di avere una tastiera Bluetooth per funzionare e per poter mappare i comandi correttamente. Quindi non si può utilizzare un controller convenzionale sugli emulatori a meno che non sia possibile settarlo come tastiera. E questo non fa eccezione. E quindi che succede? Succede che non viene nativamente riconosciuto come controller, quindi non è utilizzabile. Non cambia assolutamente una ciospa lessa. Posso solo tornare indietro e tornare a questa schermata. E ci viene in aiuto allora la seconda modalità del controller, che andiamo a spegnere e ad attivare come keyboard. Qual è il problema del cambio di modalità? Il problema del cambio di modalità è che tutte le sante volte dovremmo necessariamente andare nelle impostazioni, connessioni, Bluetooth, dissociare. Ahi noi, ce la posso fare. Ma non ti connettere che non c'è, è spento. Dissociare il nostro dispositivo. Riaccenderlo con una diversa modalità, tenendo premuto A e Home. Per attivare la modalità precedente era sufficiente accenderlo con tenendo premuto X e Home. Niente, fa caldo e mi scordo di dire le cose. Se avete acceso il vostro controller in una o nell'altra modalità, sarà sufficiente premere il pulsante Home per riaccenderlo nell'ultima modalità utilizzata. Se per esempio lo utilizzate prevalentemente per gli emulatori, accendetelo una volta come tastiera e poi dopo utilizzate sempre il pulsante Home per accenderlo e per spegnerlo, che è più semplice. Lampeggerà in questo modo e connettendolo al dispositivo, il dispositivo lo riconoscerà come una tastiera Bluetooth connessa e non come un controller. Tutto cambia radicalmente e possiamo utilizzare il controller per giocare, che ne so, a God of War per PSP. Vedete dai pulsanti a schermo che muovendo i tasti vengono riconosciuti dal gioco. Tra l'altro God of War è l'unico gioco che veramente mi ha dato un sacco di problemi. Adesso in questo caso è lento, non si sa perché. Mi faceva tranquillamente 30 fps, prima adesso ne sta facendo 13. Va bene, comunque. Nonostante questi piccoli problemi tecnici che non riesco a spiegarmi, ci deve essere qualcosa nelle impostazioni che ho cannato, che ho cambiato, non me lo ricordo. Avete visto comunque come sia possibile giocare con l'emulatore e il controller IPEGA 9037. Ora, questa prova a cui avete assistito è stata effettuata su Android. Non posseggo un dispositivo iOS sufficientemente avanzato per permettere l'utilizzo del controller. Mi limito a dirvi che sì, funziona, ma soprattutto con gli emulatori. Quindi è consigliabile utilizzare Cydia per scaricare gli emulatori, questo significa jailbreakare il vostro telefono. Rischiate di trovarvi, non dico che vi ci troverete assolutamente, perché ci sono anche delle applicazioni compatibili su iOS. La questione è un po' più complessa e quindi io diciamo che vi consiglio l'acquisto soprattutto se avete un dispositivo Android. Per quanto riguarda l'uso su PC, ho avuto modo di testarlo solamente una volta e l'unico vero problema non è la connessione, che si effettua esattamente nello stesso identico modo utilizzando la modalità A più Home, e l'unico problema è utilizzare un programma esterno per mappare i pulsanti, che altrimenti da Steam per esempio non vengono riconosciuti manco per un cazzo. La IPEGA 9037 mi ha lasciato davvero senza parole. Mi aspettavo un prodotto estremamente cheap, fragile, ed invece mi è stato recapitato un ottimo controller, il cui rapporto qualità-prezzo è senza dubbio sbilanciato verso la qualità. Grande è grande, come la sua affidabilissima batteria del resto, ma se volete giocare come si deve è sicuramente meglio di altri modelli che si perdono fra le mani. Rispondenza agli input sempre puntuale anche con emulatori molto diversi tra loro, senza contare le applicazioni Android, la cui compatibilità è identica a controller di marche più blasonate, ma decisamente più costosi.
facile la configurazione, più macchinoso di come dovrebbe essere il cambio di modalità, ma ci si passa sopra abbondantemente e se si usa una delle due con più frequenza, il problema nemmeno si pone. Materiali solidi, nonostante qualche cigolio e click di troppo, che ben lungi dal disturbare le vostre partite, sono tipici di prodotti di questo tipo, spesso dovuti all'assemblaggio e dunque non identicamente presenti in ogni prodotto. Su Tiny Deal lo trovate al prezzo più basso disponibile attualmente, 25€, e state anche tranquilli con la spedizione, che io ho addirittura beccato gratis. Se volete elevare la vostra esperienza di gaming su mobile e non volete spendere molto, allora iPega 9037 è il miglior compromesso che potete raggiungere. Un cinesone, non una cinesata che è diverso, davvero di ottima qualità.